con un pizzico di fantasia e un mestolo di magia. Impasto con abilità, nuove storie in libertà. E se la pancia brontola, metti una risata in pentola e potrai portare a tavola le tue ricette da favola. Buongiorno a tutti, ai bambini e ai grandi. Benvenuti in questa nuova puntata di Ricette da favola. Anche oggi proveremo insieme a creare una ricetta coi fiocchi, con l'aggiunta di ingredienti speciali, i nostri ingredienti di oggi. E cominciamo, come sempre, dai luoghi. In questa ciotola ho messo 6 ambientazioni diverse e tutte molto interessanti, che creeranno un intreccio della nostra favola come mai si è visto prima, perché la nostra favola è inventata e la inventeremo insieme. Poi aggiungeremo un pizzico di personaggi e continueremo con animali speciali e per finire pescheremo un bigliettino dai personaggi improbabili e aggiungeremo di volta in volta anche un pizzico di magia che non guasta mai, soprattutto nelle favole, e una spolverata di imprevisto con il macinapepe. Se non avete il macinapepe potete usare qualsiasi altro contenitore per le spezie. E quando pescherete da una delle 4 ciotole la parola imprevisto o magia, dovrete ripescare dalla stessa ciotola un altro elemento. Allora, cominciamo! Il primo ingrediente dalla ciotola dei luoghi è la cascata nella montagna, affascinante, ma per avvicinarsi ci vuole prudenza. E proseguiamo. Vediamo nei pressi di una cascata, fuori sarà il nostro personaggio sicuramente. L'orologiaio è un semplice negoziante o il custode del tempo? Chissà. E poi peschiamo dalla nostra ciotola degli animali. Il nostro animale è la volpe, furbetta e astuta e anche solitaria. E per finire i personaggi improbabili. Vediamo qual sarà l'ingrediente finale della nostra prima parte di storia. Il fantasma, inquieto e pericoloso, e ha sempre fame. Che strano, bene. E poi con il nostro mestolo andiamo a mescolare. Che profumino, per bene. C'era una volta, in un paese lontano lontano, un luogo incantato dove nasceva una cascata. Dicevano che era la cascata più alta di tutto il regno, e quel regno era veramente vasto. In quel luogo viveva un orologiaio. Sì, era un negoziante, o forse era il capo del tempo. Chissà. La cosa importante era che la sua piccola bottega era proprio dietro la cascata. Sì. E un giorno, mentre era lì intento a costruire gli ingranaggi pezzo dopo pezzo, tic tac tic tac, momento dopo momento, sbucò con la testolina una volpe, annusò l'aria e sentì che il suo cuore batteva come batteva il ticchettio di quegli orologi. Ce n'erano così tanti
dietro la cascata, appesi alle pareti, per terra, perfino sul soffitto. Era pieno di orologi e il ticchettio era incessante, come se non dovesse finire mai. Ecco che la volpe, lì, ad ascoltare quel ticchettio, entrò. Era come attirata e si avvicinò all'orologiaio, che era sempre intento a costruire i suoi orologi, i suoi ingranaggi. I due si guardarono profondamente e a lungo negli occhi, tanto che all'orologiaio venne in mente la sua bambina. Gli occhi di quella volpe gli ricordarono improvvisamente proprio lo sguardo della sua bambina, che era in un altro regno, non era lì con lui, e il suo sogno era quello di ritrovarla, rincontrarla un giorno. La volpe era per l'orologiaio come un segno, ma improvvisamente un gran frastuono. I ticchettii non andavano più come prima e gli ingranaggi sembravano come impazziti. Ed ecco comparire proprio dietro la cascata un fantasma. Ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Continuava a dire ho fame. E l'orologiaio, preso dallo spavento e la volpe nascosta dietro di lui, non capiva. Presero una gran paura, un grande spavento. E ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Questo fantasma non smetteva di parlare. Così l'orologiaio si fece forza e anche la volpe dietro di lui, e andarono incontro al fantasma e gli dissero: buongiorno, benvenuto, chi sei? E il fantasma scomparve. La nostra storia si fa interessante, ma non possiamo fermarci proprio ora. No, la preparazione della ricetta deve continuare. E allora vediamo che cosa ci aspetta ora. Dalla ciotola dei luoghi troviamo il labirinto. Un contadino lavora la terra e conosce la fatica. La tartaruga, che sogna un mondo al rallentatore. E per finire, la ciotola dei personaggi improbabili, cosa ci regalerà ora? Vediamo, vediamo. Lo scrittore, che ha perso l'ispirazione. Prendiamo il nostro mestolo. Dobbiamo assolutamente mescolare questa ricetta che si fa sempre più ricca. L'orologiaio e la volpe rimasero lì, increduli. E così ricominciò la vita di prima. L'orologiaio ricominciò a costruire i suoi ingranaggi e la volpe restò al suo fianco da quel momento. E guardandolo, faceva il suo riposino sulla sua vellutata coda, mangiava, beveva, faceva i suoi bisognini, insomma, divenne la sua fedele amica. E un giorno la volpe fece capire all'orologiaio, spingendo col nasino la sua ciotola di quel giorno, il suo pranzo di quel giorno, spingendolo col nasino, fece capire all'orologiaio che doveva lasciare per il fantasma, nel caso si fosse prima o poi ripresentato, lasciare del cibo. Quel fantasma aveva fame, sicuramente sarebbe tornato e sicuramente
aveva qualcosa da dire. Così l'orologiaio decise di lasciare ogni sera un po' di cibo fuori dalla cascata, e quando le mani tornavano dentro alla grotta dietro la cascata, la volpe era abituata a leccargliele per asciugargliele, e così lei beveva. Ma un giorno il fantasma, proprio come disse la volpe, ricomparve, e questa volta non disse più che aveva fame, ma disse soltanto una parola: seguitemi. E così l'orologiaio e la volpe si incamminarono. Seguirono passo dopo passo questo fantasma, pensando che forse voleva ringraziarli per aver donato a lui cibo tutte le sere, anche se effettivamente era strano che un fantasma fosse così affamato. Fatto sta che cominciarono a seguirlo, e questo viaggio che intrapresero sembrava quasi un percorso di labirinto. Il fantasma li portò attraverso rovi, cespugli, e ad ogni curva, ad ogni strada, ad ogni collina, sembrava veramente che questo viaggio, come in un labirinto da cui non si può uscire, non finisse mai. Ma ecco che, dopo tanto a lungo camminare, videro in lontananza, per la prima volta dopo tanto tempo, una casa. Ma non era proprio una casa normale. No, non era una casa. Era un contadino che, con tutti i suoi attrezzi e bello grosso di stazza e alto di statura, sembrava una casa. Ehi voi, che volete? Io devo lavorare. Ci scusi, disse l'orologiaio. Noi siamo arrivati fin qui portati da un... Psh! La volpe zittì l'orologiaio. L'orologiaio capì immediatamente che non doveva dire al contadino che stavano seguendo un fantasma. Insomma, io devo lavorare, non vedete che ho da fare? E mentre il contadino, un po' burbero, stava parlando con l'orologiaio, ai piedi della volpe, lì, proprio vicino a lei, c'era una tartaruga che lentamente camminava e sospirava. Ah. Ed improvviso uscì da un cespuglio un ometto basso, e anche lui cominciò a lamentarsi. Insomma, ma cosa state facendo? Mi state rovinando tutta l'ispirazione. Io devo lavorare, devo lavorare, devo lavorare. Quindi, per favore, andatevene. Ma perché il fantasma si era fermato lì? E poi, perché lo scrittore doveva lavorare e sembrava dovesse lavorare proprio col contadino e la tartaruga? Mi scusi, signor... Scrittore, sì, sono uno scrittore, disse lo scrittore. Ma perché dobbiamo andarcene? Non avete un giaciglio, un letto dove farci riposare, almeno per questa notte? Ve lo chiediamo, per favore. No, 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 fece lo scrittore. Io ho perso l'ispirazione, questa è la verità. Io devo scrivere il mio nuovo romanzo, e il contadino e la tartaruga sono di mia ispirazione.
La volpe guardò l'orologiaio un po' basita e l'orologiaio non capiva ancora. Insomma, fece il contadino, noi siamo la sua ispirazione. Io lavoro con forza. Mentre io vado lenta e spero che tutti vadano a rallentatore in questo mondo. E così io e il contadino stiamo fianco a fianco e ogni giorno viviamo delle nuove avventure insieme. Ecco, perciò, lasciateci lavorare. Io devo scrivere e basta. Non voglio più perdere la mia ispirazione e voi mi sembrate due tipi alquanto fastidiosi e bisognosi di cure, perciò quella è la strada. Improvvisamente un vento fortissimo si alzò e ricomparve il fantasma che disse ancora una sola parola. Seguitemi! E il viaggio dell'orologiaio e della volpe proseguì. La nostra storia si sta proprio arricchendo ben bene. E allora cosa aspettiamo? Vediamo come va avanti. La ciotola dei luoghi ci regala il cielo infinito e imprevedibile. E la ciotola invece numero 2, la ciotola dei personaggi, ci regala l'ingrediente magia. E allora mettiamo subito un pizzico di magia. Ecco qua. E come vi ho detto prima, peschiamo un altro elemento dalla ciotola personaggi. La strega è cattiva e combina guai. Quindi cielo, magia e strega. Chissà cosa succederà. Ma proseguiamo con la ciotola degli animali. L'orso, goloso di miele, che ama riposare e odia i prepotenti. Interessante. E per finire questa parte di storia, vediamo un po', troviamo un personaggio davvero improbabile, l'omino che vive nella bottiglia ed è saggio e timido. Che meraviglia! Mescoliamo un po' la nostra ricetta e vediamo un po' che accade. In quel vento così forte, la volpe e l'orologiaio si ritrovarono improvvisamente in aria, nel cielo. Cominciarono a fluttuare e a volare alti insieme al fantasma che là sempre teneva loro d'occhio e chiedeva di seguirli. E là in alto, nel cielo, così increduli, la volpe e l'orologiaio improvvisamente si ritrovarono di fronte a una strega con il naso a punta e un cappello nero, e alla fine del cappello c'era anche un ago che pungeva, e questa strega disse loro: dove andate? O meglio, dove credete di andare? Io sono la padrona dei cieli e di qui non si passa. Oi oi, pensò l'orologiaio, questa signora strega mi sembra ancora più lamentona e arrabbiata degli altri due che abbiamo incontrato, anzi tre che abbiamo incontrato prima. Insomma, di qui non si passa. Ma il fantasma scansò con una bella fiancata la strega, che si arrabbiò tantissimo, e i due cominciarono a lottare nel cielo, roteando, volando, lanciandosi insulti e colpi di magia. Ma alla fine la strega scagliò
un ultimo colpo, quello decisivo, che con una magia trasformò il fantasma in un omino dentro a una bottiglia. Ecco, e adesso che il vostro simpatico fantasma è qui dentro, voi ve ne andate di là, perché qui nei cieli comando io. Ting! L'orologiaio e la volpe rimasero lì, ancora fluttuanti nell'aria e increduli. Ma almeno possiamo avere la bottiglia con dentro il fantasma, l'omino? Chiesero alla strega. Almeno quello, signora strega, e poi ce ne andremo, come ha detto lei, di là. Vediamo un po'. Oggi mi sento particolarmente buona, ma no. Questo rimane con me. Improvvisamente si sentì un ruggito e tutti e tre, compreso l'omino nella bottiglia, caddero al suolo. Non fluttuavano più, anzi cercavano di massaggiarsi un po' perché si erano fatti anche qualche livido cadendo. E lì, dinanzi a loro, un orso, che non amava molto i prepotenti, e anche se lui apparteneva decisamente alla terra, non vedeva di buon occhio la prepotenza della strega dei cieli, no. E così, con una gran zampata, e un colpo di zampa schaff nel sedere della strega, la mise KO. Pensò l'orologiaio, meno male. Ecco, adesso riprendetevi pure quella vostra strana bottiglia. Ma ricordatevi, quando avrete un po' di miele, di riportarmelo così per ringraziarmi. L'orologiaio sentì queste parole familiari. Già col fantasma aveva usato il cibo per ringraziarlo e per aiutarlo, per dare ciò che chiedeva. E anche l'orso chiedeva del miele in cambio. E così l'orologiaio promise all'orso che un giorno sarebbe tornato con un buonissimo e prelibatissimo miele. E la strega, una volta scaraventata a terra dall'orso, che probabilmente era un orso magico perché riuscì a tirarla giù dal cielo e a schiaffarla per terra, si ricompose e, riprendendo la sua scopa in mano, se ne andò. Voi rimanete qui sulla terra, tanto il mio regno è lassù. E se ne andò, come se non fosse mai arrivata. L'orologiaio prese la sua bottiglia con dentro un omino. Il fantasma era stato trasformato. Per il momento non c'era altra soluzione. Con la volpe che lo guardava e gli fece cenno di andare di là, dalla parte opposta rispetto a dove aveva detto la strega. Così si incamminarono tutti e tre. E l'orso? Beh, l'orso rimase lì a grattarsi un po' la schiena contro un bellissimo tronco. Scusate, ero troppo curiosa di sentire come va a finire. Ma non serve assaggiare. Dobbiamo solo continuare a pescare i nostri ultimi ingredienti. Dalla ciotola
dei luoghi, troviamo il nostro ultimo luogo, che è una fattoria, un casolare disperso e accogliente. E poi, invece, l'ultimo personaggio che andiamo ad incontrare è la fata. È buona, è protettiva la fata, ma attenti a farla arrabbiare, eh? E poi, che animale incontreremo alla fine della nostra favola? Il grifone. È un'aquila, ma è grande come un elefante. E gli piacciono i mirtilli. Interessante. E per finire, quale personaggio improbabile incontreremo nella nostra ricetta da favola? Incontreremo Peppa Pig. È simpatica, allegra e fa un sacco di domande. Molto bene, non mi resta che mescolare e andiamo un po' ad assaggiare come finisce la nostra ricetta da favola. L'orologiaio e la volpe proseguirono nel loro viaggio e con loro c'era sempre l'omino nella bottiglia, il fantasma, trasformato prima dalla strega dei cieli. E di tanto in tanto sussurrava all'orecchio dell'orologiaio la direzione da prendere. Quando finalmente, dopo tanto camminare in una strada che sembrava un labirinto, arrivarono nei pressi di una fattoria, una dolce e accogliente fattoria. E nella fattoria, pensò l'orologiaio, finalmente potremmo dormire in un giaciglio comodo, cara volpe. Anche la volpe era contenta. E nella fattoria, vivrà un fattore. Ma non appena disse la parola fattore, sbucò vicino al naso della volpe una fata. Sono io che abito nella fattoria. Sono una fata. E finalmente siete arrivati. Benvenuti. La volpe non poteva credere alle sue orecchie e tantomeno all'orologiaio. E dalla bottiglia l'omino, il fantasma, batteva le mani. Eh sì, perché adesso poteva farlo. Era diventato un omino. Del resto non era poi così male, sembrava davvero in pace. E così l'orologiaio e la volpe con la fatina sul suo naso ascoltarono quello che la fata aveva da dire loro. Caro orologiaio, cara volpe, siete arrivati fin qui. Dopo tanto camminare e dopo tanto tempo, perché tu, caro orologiaio, tu, d'ora in poi, diventerai il custode del tempo. Hai incontrato delle figure un po' lamentose, arroganti e prepotenti e anche un po' vanitose nel tuo viaggio, vero? Sì. Decisamente, disse l'orologiaio. Bene, tu sei arrivato fin qui e l'unico tuo desiderio è quello di ritrovare la tua bambina. Ma non ti sei mai lamentato una sola volta. Hai avuto fiducia perfino di un fantasma. E per questo meriti tanta felicità. Avrai però anche un grande compito. Tornerai nella tua grotta, dietro la cascata, nel tuo laboratorio e negozio di orologi e da lì scandirai la qualità del tempo di tutte le persone del regno. Sarà un compito arduo, caro orologiaio,
ma so che il tuo cuore è buono e può farlo. La volpe sembrava sorridere. L'orologiaio era molto imbarazzato e nello stesso tempo sorpreso e contento perché aveva ricevuto veramente dei complimenti dolci, veri e sinceri dalla fatina. Ma a un certo punto un rumore assordante. Dinanzi a loro si mostrò e aprì le sue immense ali un'aquila gigante. No, io sono un grifone. Salite sulla mia groppa e io vi porterò indietro nella cascata fino a casa, ma prima vi porterò da una persona per te molto speciale. L'orologiaio non credeva più ai suoi occhi. Un grifone. Un grifone che voleva riportarlo. Sì, hai ben capito. Ti porterò dalla tua bambina. È questa la ricompensa, caro custode del tempo, da oggi e per l'eternità. Il momento era molto romantico e emozionante, ma... Ehi, ehi! Saltò fuori da un cespuglio. Ehi! Peppa Pig! La volpe iniziò a sentire la fame e il suo istinto animale voleva acchiapparla, ma... Ferma, disse l'orologiaio. Cosa ci fai qui, Peppa? Peppa Pig! Sì, sono Peppa Pig! E io faccio sempre tantissime domande. Per prima cosa, ma il fantasma rimarrà per sempre un omino dentro la bottiglia? E perché il fantasma è un fantasma? E chi era in un'altra vita, cioè prima di essere un fantasma, il fantasma? L'orologiaio la zittì. Il grifone l'aspettava. E la fatina? Vieni, Peppa, vieni, vieni. Nella fattoria, questa è casa tua. Adesso arriva anche mammina, papino, George e nonno Pig. Sì, sì, abbiamo capito, disse l'orologiaio. Posso salire? Ma sì, certo, certo, vieni Peppa, vieni. Ma perché? Ma perché? 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 Vieni Peppa. La fatina portò Peppa Pig a casa sua, nella fattoria. E finalmente l'orologiaio poté salire sul grande grifone alato e insieme a lui, insieme al suo inseparabile saggio omino nella bottiglia e alla sua tenerissima e amica, migliore amica volpe, se ne partirono per un altro viaggio verso la bambina che finalmente l'orologiaio avrebbe potuto riabbracciare e da lì verso la grotta dietro la cascata, per continuare per l'eternità il suo grande compito di custode del tempo. La mia ricetta da favola per oggi è terminata. Ora possiamo darle un titolo. Io ho pensato alla scoperta del tempo perduto. E tu che titolo avresti dato alla mia ricetta? Vi ricordo il procedimento. Scrivete "c'era una volta" su una pentola. Poi scrivete su 4 ciotole e sul contenitore del sale e del pepe 4 scritte.
personaggi, animali, luoghi, personaggi improbabili. Sul contenitore del sale scrivete magia e su quello del pepe imprevisto. Poi scrivete dei bigliettini per ogni ciotola, tanti quanti volete. Io per questa ricetta avevo pensato a una bambina, a un contadino, a una fata, a una strega, ad un pirata e a un orologiaio. Beh, se hai ascoltato la favola, puoi ben immaginare quali personaggi abbiamo escluso a caso da questa ricetta. Per gli animali è la stessa cosa, ho pensato a un orso, a una volpe, a una tartaruga, a una lucciola, a un ranocchio e a un grifone. Per i luoghi avevo pensato a una fattoria, a un'isola, al cielo, al labirinto, a una cascata e alla casa sull'albero. Per i personaggi improbabili avevo scritto nei biglietti maestra, il gatto con gli stivali, l'omino che vive nella bottiglia, il fantasma, Peppa Pig e uno scrittore. Bene, ora tocca a te scrivere la tua ricetta da favola. E mi raccomando, state a casa. Ciao!